Amici telespettatori e telespettatrici, buonasera e ben ritrovati con Caffè Bollenti, che quest'anno si chiama Caffè Bollente 4.0. Siamo tornati a casa, quindi agli studi nel DP2 di Teletruria, proprio per ritrovare gli spazi che conosciamo meglio, proprio per poter parlare soprattutto di temi legati alla politica, all'economia, al costume, alla società aretina. E sono temi molto caldi che in questo momento stanno caratterizzando la vita politica, soprattutto cittadina, dove c'è già in atto, come possiamo desumere anche dal titolo che abbiamo già fatto, è già in atto la campagna elettorale, sebbene ancora le elezioni siano lontane. Subito vi presento gli ospiti che abbiamo in studio. Parto subito da un collega, un giovane collega e molto stimato, Mattia Cialini, responsabile aretino di Arezzo Notizie. Buonasera, buonasera Mattia, grazie buonasera per aver accolto il nostro invito. E poi, per quanto riguarda i frontman politici, questa sera tornano due consiglieri, anzi cominciano due consiglieri comunali, quindi due protagonisti del confronto a Palazzo dei Priori, ovvero Simon Pietro Palazzo, capogruppo di Ora Ghinelli 2025, esatto. E poi il consigliere comunale del Partito Democratico Alessandro Caneschi, ex segretario comunale cittadino, però adesso libero da incarichi strettamente politici, anche se questa sera tra poco dovrà uscire, perché penso che abbia un impegno importante, considerando che è stata convocata l'assemblea comunale del Partito Democratico, che ha sul tavolo, non credo che sia traballante un po' come questo, ma è traballante forse altre situazioni, le dimissioni di Matteo Bracciali, che sicuramente apriranno un confronto politico molto serrato all'interno del PD cittadino. Dunque, è già iniziata la campagna elettorale, Mattia? Sembra che è già iniziata questa campagna elettorale, non so quando le elezioni si terranno. Ci sono le amministrative in tanti comuni. C'è il rischio di scivolare un anno, considerando lo sfalsamento che caratterizzò l'elezione ultima per via del Covid. E quindi si rischia di andare al 2026, forse primavera 2026. E, tra l'altro, ci attende una primavera densa di impegni elettorali, perché saranno ben 26, se non vado errato, i comuni che in provincia, esatto, di Arezzo rinnoveranno i propri organismi, e già qua e là stanno cominciando anche le prime crepe, l'ultima quella di Bucine, che sicuramente alimenta incertezze all'interno del PD, cui fa seguito quella di Terra Nuova. Non c'è dubbio che in Valdarno stiano sorgendo soluzioni, fra virgolette, sconosciute fino a questo momento. Sicuramente il Partito Democratico è anche un partito che in questi anni ha, diciamo, eroso molto delle amministrazioni che aveva in mano negli ultimi 10 anni. Insomma, la situazione centrodestra, centrosinistra in provincia di Arezzo si è ribaltata, e quindi probabilmente sarà anche questa tornata elettorale, la prossima, un terreno anche un banco di prova importante per vedere insomma, come reagirà il primo partito finora del centro-sinistra, come si riorganizzerà, se troverà delle soluzioni con delle liste civiche, ad esempio. E soprattutto se saprà riproporre una proposta politica che negli ultimi 10 anni ha conosciuto una serie impressionante di sconfitte. Anzi, io credo che il caso Arezzo sia diventato, fra virgolette, anche un caso nazionale per il PD, da studiare con la matita, perché c'è stato un vero e proprio trasporto di elettorato da sinistra al centro-destra in maniera continuativa in tutte le zone della provincia. Forse con rara eccezione ha resistito più nel Valdarno, dove c'è un elettorato più profondo, però insomma segnali importanti li abbiamo registrati. A questo punto c'è una breve scheda, poi inizieremo a parlare con i veri attori protagonisti, visto che questa sera Mattia dovrà un po' fare l'arbitro con me. Prego la regia di poter mandare la prima scheda. Una bocciatura senza appello, cui ha fatto seguito una replica tagliente. L'inizio dell'anno è stato caratterizzato da un botta e risposta di rilievo tra maggioranza e opposizione. I gruppi PD, Arezzo 2020, 5 Stelle avevano indetto un'apposita conferenza stampa proprio alla vigilia della festività dell'Epifania. Non lo dice l'opposizione, credo lo dicano le cittadine e cittadini di Arezzo, che vedono ogni giorno di più una città abbandonata, a parte quel mese di Natale in cui il centro storico si illumina, poi la città torna nel suo buio e nel suo abbandono, come tutti i cittadini vedono ogni giorno. La replica di Lucia Tanti era stata immediata.
Io credo che ognuno faccia il proprio mestiere, l'opposizione fa il suo, giustamente la maggioranza anche. Ho ribadito alcuni punti che sono quelli più vicini alle mie deleghe, quindi sulla fondazione ho fatto anche una battuta se dovrò fare dei disegnini per spiegare quello che fa, perché a parte il consigliere Benchetti l'hanno capito un po' tutti, in particolare le 50 associazioni che hanno aderito, ma fuori di polemica io credo che una realtà che si occupa di sociali così come sta facendo la fondazione sia un elemento e un'opportunità per tutti. Nel conto mettiamoci Oraghinelli, che ha definito banali le argomentazioni delle opposizioni, della serie il dado è tratto, anche se ancora le elezioni sono lontane. E allora abbiamo sentito questa scheda introduttiva, avete scelto proprio la vigilia della Befana, aspettavate un regalo particolare oppure insomma aspettavate il carbone, volevate dare il carbone a questa giunta? Sì, il giudizio è chiaramente un giudizio negativo e quindi dopo la Befana chiaramente si dà il carbone, ma diciamo che il tutto era nato dal fatto che il sindaco si era dato un voto, un 28 trentesimi sull'operato dell'amministrazione comunale nel 2023 e quindi era giusto che da parte della minoranza, dell'opposizione, ci fosse una valutazione, quindi abbiamo fatto questa conferenza. E allora che voto diamo, Palazzo, invece, a questa giunta? Non tanto la vostra maggioranza che ha i suoi problemi di altro tipo. Credo che i voti debbano essere dati dopo un'attenta analisi e soprattutto alla conclusione del quadrimestre. Nel caso specifico stavamo parlando anche nel fuori onda di un possibile slittamento al 2026, può essere un'opportunità, può esserlo meno, sicuramente tantissime iniziative che qualsiasi tipo di maggioranza porta avanti vengono giudicate sui fatti. È compito, direi, costituzionale di ogni opposizione monitorare affinché ciò avvenga e avvenga nelle giuste maniere. Io ho fatto opposizione, quindi porto rispetto per il lavoro dei colleghi, come immagino loro porteranno poi, a prescindere dai ruoli, rispetto per il lavoro di chi amministra. La puntualizzazione su quanto detto della banalità era che un collega di opposizione in questa, questo festival del contrasto che è stata questa conferenza stampa aveva detto che la trazione del centrodestra era imputabile a due partiti su quattro. Volevo ricordare sommessamente che la nostra lista civica, assommata ai voti personali che ha conseguito il sindaco Ghinelli, è la maggioranza relativa del centrodestra ad Arezzo in base all'esito delle elezioni del 2020. Lei allude alla votazione di Romizzi quando ha detto ormai questa è una giunta di destra a destra? Diciamo che molto probabilmente Romizzi ultimamente non è presente spessissimo in Consiglio Comunale, si è dimenticato che sui consiglieri maggiorali ben 7, compreso il sindaco, sono stati accostati al gruppo di Oraghinelli, che è il gruppo diciamo anche più numeroso, ma non perché siamo belli o bravi, perché i voti ci hanno dato questi numeri. Quindi il dire che una maggioranza è più spostata da una parte o da un'altra, quasi come fossimo a Roma, mi consenta questo, una città come Arezzo, è un po', come dire, da rimarcare come appunto con l'aggettivo di banale, riduttivo, perché effettivamente qui non siamo a parlare di grandi schemi, degli scontri tra il Premier Meloni o la Schlei, noi stiamo parlando di una città di quasi 100.000 abitanti con le complicazioni, le opportunità che sta manifestando, soprattutto per le opportunità, davanti agli occhi di tutti. Quindi ecco questo, diciamo, questa dimenticanza, per chi non fa politica non importa, per chi fa politica è una grande banalità. Senti Mattia, ma tu pensi che il confronto dialettico, anche gli scontri che hanno in Consiglio Comunale, possano poi interessare più di tanto la gente oppure è un dialogo ristretto agli eletti? Allora, se il tema è quello della distanza tra la politica e i cittadini in questo momento, forse c'è, nel senso che il tema di riavvicinare, di far sentire, no, le tematiche che sono importanti per i cittadini da parte dei politici, cioè, hanno una responsabilità, quindi parlare in maniera chiara e parlare soprattutto di temi che possano interessare le persone. Le schermaglie probabilmente, soprattutto diciamo, le risposte piccate, le schermaglie magari vengono vissute anche secondo me con un po' di insofferenza. Poi è chiaro che fa parte del gioco e comunque in questo momento diciamo
la qualità, diciamo, della politica, come sempre rispecchia anche la qualità dei cittadini. Ma, insomma, ora, senza entrare nel dettaglio e senza giudicare i presenti assolutamente, insomma, però no, i due, la politica, ecco, è il nostro riflesso. Guarda Mattia, insomma, se abbiamo scelto, voluto chiamare come questa prima puntata di Caffè Bollente 4.0 proprio questi due signori, perché sono quelli, frequentando anch'io il Palazzo Comunale, che sono quelli che con compiti diversi assolvono con grande puntigliosità e puntualità il loro lavoro che gli è stato affidato dal mandato elettorale. Anzi, caro Alessandro, per il sottile gioco del paradosso, io ritengo più difficoltoso il lavoro di Sommompietro Palazzo, per un semplice motivo, è perché lui lavora è costretto a lavorare facendo sponda anche su quello che fa la maggioranza, no, e qualche volta probabilmente è costretto anche a mordersi le labbra. No. Ma sicuramente, io ho avuto la fortuna nel secondo mandato del sindaco Fanfani di essere in maggioranza, e quindi comprendo anche talvolta le difficoltà dei nostri colleghi di maggioranza nel poter esprimere anche un minimo di dissenso, anche per cose magari non fondamentali rispetto. Però si sta pensando a Giziano Andreani della Lega. Sì, diciamo, ora qualche scricchiolio della maggioranza inizia a venire fuori, però ecco, comprendo anche che quando si è in maggioranza i modi per trovare le soluzioni non sono quelle dell'interrogazione o dell'intervento in Consiglio Comunale, ma sono nella normale interlocuzione con gli assessori. Senta Palazzo, lei di fatto è il capogruppo di Ora Ghinelli, però è il referente anche di tutto il gruppo di maggioranza, forse con la sola eccezione di Fratelli d'Italia, che ormai ha una sua specificità ben definita, considerando che è il partito sulla cresta dell'onda. Ecco, come sono i rapporti fra i due? Allora, all'interno della maggioranza sono ottimi. Le persone che il nostro direttore, a proposito, penso sia una delle prime trasmissioni che abbiamo l'onore di avere il nuovo direttore, quindi penso che gli amici che sono qui, ma anche quelli ti fanno nuovamente i complimenti. Quando ho detto direttore me ne sono ricordato, chiedo Venia, doveva essere fatto prima. Vabbè, ma ci conosciamo da tempo. Però da un punto di vista, i rapporti sono comunque a livello sia personale che politico ottimi. Io ad esempio con Fratelli d'Italia, con la Lega, con Forza Italia e i loro vertici provinciali, noi stiamo facendo a tappeto, comune per comune, queste elezioni amministrative dell'anno prossimo, e siamo gli stessi, le stesse persone che parliamo, che affrontiamo le tematiche, suggeriamo e quant'altro. Certo, è diritto e dovere del consigliere non essere chiamato solo a votare o bene ad o alzare la mano, ecco, diciamo, ma noi siamo brutale all'interno della maggioranza, fortemente propositivi, e abbiamo la fortuna che quasi tutti gli assessori, soprattutto chi ha delle deleghe molto operative, con noi frequentemente si coordina. L'occasione mi è gradita per ringraziare il tanto lavoro del vice sindaco Lucia Tanti, dell'assessore ad esempio Carlettini, che ha proprio la delega con noi per discutere. Quindi noi abbiamo frequenti scambi di opinioni. Le prese di posizione sul singolo argomento e sulla singola questione rientrano e rientreranno sempre, come l'avranno fatto anche altri colleghi a parti rovesciate, su questioni anche di natura di approccio etico. Io penso che se io e l'amico Caneschi ci confrontiamo su 100 cose, su 90 siamo d'accordo. Sono quelle 10 che magari ci vedono da una parte e che fanno quel sale della democrazia. Allora, c'è un problema oggettivo che anche voi avete ereditato dalla precedente legislatura, non tanto imputo questo alla maggioranza del sindaco, però la mancanza delle circoscrizioni ha aperto un vulnus, un rapporto sembra più lontano fra il cittadino amministrato e chi governa, e voi avete fatto delle proposte per cercare di ovviare a questa tematica che è molto importante. Non è un caso che stiano nascendo comitati vari, proprio perché magari in altre sedi, in sedi più decentrate, certi argomenti potrebbero essere affrontati in maniera più profonda. Sì, è proprio così. Io ho avuto la fortuna e l'onore anche di svolgere per due mandati il consiglio di circoscrizione a Saione, in quell'esperienza che appunto è utilissima e che sarebbe ancora utilissima per avere un contatto molto più vicino con i cittadini. In circoscrizione si andava a risolvere probabilmente i problemi più banali, più semplici, che magari dovendo confrontarsi direttamente con l'amministrazione comunale è più complicato.
Penso che e spero che possiamo riuscire in questa consiliatura a riproporre qualcosa di simile. Non è possibile per le dimensioni del nostro comune di andare a riproporre esattamente le circoscrizioni, ma spero che si possa appunto andare a proporre e a ricostruire qualche elemento di partecipazione dei cittadini, partecipazione attiva dei cittadini, che possa riavvicinare, come diceva anche prima Mattia, per cercare anche di riavvicinare i cittadini alla politica, perché la distanza in effetti in questo momento la percepiamo anche noi abbastanza evidente. Ecco, un diverso ruolo dei CAS, dei centri di aggregazione sociale, potrebbe essere una risposta, Palazzo? I CAS sono di proprietà del comune e gestiti da varie affiliazioni, quindi può essere benissimo un'interpretazione, ma l'interpretazione può essere anche quella, ad esempio, di ridividere la città in dei quartieri. Io non mi fossilizzerei sul modo, perché poi il modo alla fine è quello che risulterà non il migliore, perché il migliore non esiste, ma il meno peggio, no? Quello che permette comunque quella partecipazione. Un alto lascio è stato dato in maniera molto perentoria anche dai nostri uffici tecnici, dalle segreterie generali, perché comunque noi non bisogna dimenticare che il fatto che purtroppo oggi non esistano più le circoscrizioni, io sottolineo purtroppo non esistono più le circoscrizioni, non è che allo Stato dice vabbè, se ne rifai una, le chiami Pinco Pallino, è uguale, no, bisogna comunque mantenere una certa linea chiara, perché dopo giustamente a me d'impeto, ma penso anche al collega Caneschi e altri 30 colleghi consigli comunali, dice, se fai le circoscrizioni dovresti dotarle di qualcosa, no? Di un'autonomia, di un membro del comune che va lì e verbalizza, cioè dopo chi fa politica è più allenato a questi sviluppi. Bene, quello che diceva il direttore Scialini e quello che penso anche, avendone già parlato ovviamente, non voglio fare il riassunto del Caneschi pensiero, diceva il consigliere Caneschi. Anche è quello di via della fattura. Certo, ora la partita IVA penso siamo tra pochi che non ci sa il consiglio comunale comunque. La battuta ci sta, ma l'analisi da cui tutto il vostro ragionamento è partito è sul concetto di partecipazione, che ahimè, con la struttura moderna dei partiti, è venuta a meno. Mi sembra Giorgio Gaber lei. A parte Giorgio Gaber, che è nei nostri cuori, però dico, da un punto di vista della partecipazione, vi invito, ne parlavamo prima facendo una tirata d'orecchi al collega Romizzi, a ricontrollare ad esempio i numeri che esprimono talune liste civiche. Cioè, racconto sempre ai miei ragazzi, dico, quando noi siamo stati eletti, nello stesso contesto, ogni aretino aveva tre schede. Aveva la scheda del referendum, se vi ricordate bene, la scheda del consiglio regionale e la scheda del comune di Arezzo. Se voi andate a fare lo stesso tipo di votazione con la macchina del tempo a metà degli anni 90 o 80, vedevate che se il direttore Scialini votava il partito 1 alle regioni, probabilmente votava anche il partito 2 al comune. A noi che l'abbiamo vissuta più direttamente come lista civica, abbiamo visto una forte discrepanza. Cioè i cittadini oggigiorno sono molto meno legati di quanto erano prima ai partiti e quindi a sua volta hanno anche meno riferimento in quei partiti e quindi purtroppo ancora a sua volta sono più lontani da quelle che oggi sono le istituzioni. Questo purtroppo secondo me è il punto di analisi, di caduta da cui dobbiamo partire per capire come far tornare il cittadino più attivo e partecipe. E questa allora, per chiudere Mattia, 30 secondi, loro hanno una grande, non loro due soli, ma i gruppi che esprimono e il ruolo che esercitano nelle istituzioni, non dimentichiamo l'istituzione sacra, hanno questo compito, un compito importantissimo, rendere quel palazzo una casa aperta. Una casa aperta per tutti i cittadini di Arezzo sicuramente. Sul tema della partecipazione, e a proposito del caso magari del Partito Democratico, è emblematico il fatto che negli ultimi 10 anni probabilmente che hanno coinciso con la perdita di potere amministrativo, c'è stata una disarticolazione del Partito Democratico per problemi ovviamente non dipendenti da ciò che è successo in provincia di Arezzo, ma da livello nazionale, che probabilmente hanno determinato. Ma pensa un po', il PD si era inventato le primarie proprio per allargare il consenso, far coinvolgere le persone, e adesso le primarie, caro Caneschi, le avete bypassate. Però adesso ci pensa, la risposta me la dà dopo la nostra prima pausa pubblicitaria. Restate con noi, a tra poco.
Seconda parte di Caffè Bollente 4.0. Ora andiamo a entrare nel vivo della tematica dopo aver disquisito delle cosiddette prove generali, perché il tema dei grandi lavori, definiamoli così, è un tema che ha diviso in maniera profonda sia la maggioranza che l'opposizione in questi ultimi tempi. C'è questa breve scheda di Simona Santi Laurini che ci sintetizza la situazione. Arezzo, terra di cantieri, sono tre le grandi opere che hanno tenuto banco per tutto il 2023 e che ci ritroviamo anche in questo inizio 2024. Al momento la più dibattuta è la rotatoria di Via Fiorentina, con tanto di sottopasso. L'ultimo lavoro eseguito ha riguardato i sottoservizi, non proprio un dettaglio, sottoservizi che non erano stati previsti nel computo iniziale. Le conseguenze? Tempi e costi lievitati. Una delibera di giunta del 28 dicembre scorso assegna ulteriori risorse per la rotatoria di Via Fiorentina e voi su questo avete puntato il dito. Sì, perché altri 730.000 euro circa di risorse per il completamento di quest'opera, che rischia di essere una forse la più costosa della storia della città di Arezzo, nel cui ritardi e problematiche si sommano ormai da anni e sul quale avevamo chiesto una commissione speciale. Avevate richiesto una commissione speciale un anno fa che non vi è stata accordata? No, il Consiglio Comunale, per diciamo voto dei partiti di maggioranza, Fratelli d'Italia, Uraghinelli, Lega e Forza Italia, ha deciso di votare contro uno strumento che poteva fare chiarezza anche sul motivo dei ritardi. In questo caso l'ulteriore stanziamento riguarda i sottoservizi che devono essere diciamo spostati e di cui forse non si era fatto diciamo valutazione corretta all'inizio del progetto. La spiegazione o la conferma che dir si voglia arriva direttamente dal sindaco. Ma è un'opera costosa perché è un'opera complicata, molto più di quello che non si era pensato fin dall'inizio, perché era stato completamente sottovalutato il tema dei sottoservizi. Risolto quello e siamo alle ultime battute dello spostamento dei sottoservizi, inizieranno le opere stradali, ma c'è da ricordare che non è una rotatoria, è una rotatoria con un sottopasso, quindi è un'opera costosa di suo. Non è stato previsto questo importo fin dall'inizio perché non si era capito, i progettisti non avevano compiutamente compreso quali opere c'erano da spostare. Da risolvere poi anche la questione della caserma di Via Filzi. Ultimo ma non da meno il baldaccio. Qui la luce in fondo al tunnel si vede. Mattia, qualcuno è andato in fuorigioco qua? Diciamo che le opere pubbliche secondo me sono, no, le opere strategiche, come l'ha definite il sindaco. C'è proprio un assessorato specifico. Esatto. Sono diciamo quello su cui si gioca molto da qui al 2026 la Giunta Ghinelli, perché fondamentalmente un'opera come la caserma di Via Filzi, che ora deve ripartire da zero, sarebbe quasi, cioè sarebbe un qualcosa di concreto, di tangibile da poter sventolare in campagna elettorale. Tra l'altro emergono degli spiragli nell'incontro con la banca, l'istituto di credito. Diciamo che ecco, le ultime notizie sono quelle che la banca, che ha giustamente tutti gli interessi affinché la questione si smuova, potrebbe aver trovato una ditta che subentra diciamo all'aggregazione temporanea che aveva preso in carico il progetto e che con la quale il contratto poi è stato risolto, quindi potrebbe esserci una soluzione e quindi serve di concludere il baldaccio, probabilmente pur tra mille traversie, quelle che dovrebbe vedere la luce entro breve. E allora, Simone Pietro, qui giocate in difesa o in attacco? Ma qui giochiamo perché capisco chi magari oggi si cava una giacca, se ne mette un'altra, che è quella di fare il giornalista scandalistico, no? Che hanno tutta la loro pletora di seguito, ma chi ha ricoperto anche ruoli a livello più alto dovrebbe, come dire, a fare affermazioni di natura più responsabile, perché sa e dovrebbe sapere meglio come funzionano determinati appalti. Queste non sono scuse, sono errori o migliorie che comunque devono essere fatte in qualsiasi tipo di progetto. Ha detto bene il direttore quando parlava di opere strategiche. Vi ricordo solamente che il traforo della seconda canna, cosiddetta seconda canna, che collegherà Viale Cittadini con la nuova parte, qua dove c'era il famoso campaccio, come si chiamava noi da ragazzi, quindi seconda la zona del baldaccio, io personalmente, magari ci mangiamo una pizza che ti offro io se non è vero, ritengo che sia tra le opere strategiche quella più strategica, ma declino il concetto di strategico, quella più utilizzata, perché siamo cresciuti
noi con una concezione che quando eravamo a Viale Cittadini dovevamo per forza arrivare dietro Campo di Marte, girare via Leon Battista Alberti, fare via Vittorio Vento, andare il sottopasso. Lì oggi arrivare e defaticare la città di tutta una immissione di veicoli, che ahimè siamo sempre più, perché se una famiglia siamo tre, se sono tre sono due le macchine, quindi questo è anche un aspetto di natura sociale, è una delle più importanti. Via Fiorentina è sempre stato un cantiere che noi anche in campagna elettorale avevamo detto che aveva delle problematicità. Io ogni tanto qualcuno si sveglia e lo ricorda, giustamente noi lo ridiciamo e si va avanti. Però effettivamente il tema dei sottoservizi, e io non sono un tecnico, è un tema molto complesso. Magari Alessandro è più tecnico di me e ne conosce di più di questioni. Però dico, da un punto di vista anche solo di mettere a dialogare, mi sembra 16 soggetti gestori di linee telefoniche, capite voi che non è proprio questo picnic ideale. È vero, poteva essere fatto, ma l'importante secondo me è finirla. La parte della caserma è, come diceva il direttore, il comune lì ancora, al di là dell'ammancato completamento, ovviamente che è importante quasi quanto tutto il resto, ancora era nella fase di attesa di capire lo sviluppo, perché trovando una nuova impresa, l'impresa che aveva vinto quella gara non ha avuto dei requisiti di stabilità ultimamente, quindi aveva fermato tutti questi lavori, la banca si è fatta parte attiva e sta recuperando, anche perché altrimenti, ricordiamolo ai cittadini, la banca dovrebbe pagare, perché i comuni scutono. Fare virgolette, lei conosce molto bene. È un gruppo bancario che conosco molto bene, per fortuna i soldi ci sono, ma diciamo che si fanno gli investimenti per portare a termine delle opere. Poi ci torniamo. Su questi temi voi avete proprio voluto dare quel voto, e penso che quel voto negativo universitario derivi proprio da qua. Ma assolutamente sì. Allora, intanto precisiamo alcuni aspetti. Che siano opere strategiche e importanti per la città, perlomeno due interventi su tre di quelle che abbiamo parlato, lo sono senz'altro. E noi siamo sempre stati dalla parte di coloro che volevano fare quell'opera, mi riferisco alla rotatoria di Via Fiorentina e al raddoppio del sottopasso del Baldaccio. L'abbiamo sempre riconosciuto, sono opere che erano, diciamo, nelle idee anche delle passate amministrazioni, quindi se questa amministrazione riuscirà a portarle a termine, bene. Su Via Filzi il ragionamento è completamente differente, poi si manda il tempo. Cioè, voi eravate contrari fin dall'inizio a quella sede, a quella scelta, a quella collocazione. Via Filzi, il tema è uno. Non è che si può spostare la caserma. Scusi, Caneschi, ricordiamoli, dovrebbe sorgere, dovrebbe andare il nuovo comando della polizia municipale. Sì. E c'era un obiettivo, una scelta anche fra virgolette politica, in un quartiere che aveva conosciuto varie problematiche, vicino a un parco dove si sa che oltre di giorno si va a passeggiare e di sera si andava a fare qualcos'altro. Quindi era anche una scelta strategica, politicamente forte. Prego. Sì, scelta politicamente forte, ma che noi abbiamo subito contestato in più aspetti. Uno, non è che si può spostare una sede della polizia municipale, una caserma, a seconda di dove ci sono dei problemi in città. Ora, prima c'era una Saione, i problemi sono da tutte le parti. Quindi non è che può essere spostata una volta a Saione, una volta al Giotto o una volta alla Catona. No, la sede della polizia municipale può stare tranquillamente, secondo noi, in qualunque zona della città. Poi è il fatto della presenza fisica degli agenti che dovrebbe essere diversa. Ma se proprio l'amministrazione comunale aveva intenzione di individuare una nuova sede nella polizia municipale a Saione, noi avevamo proposto l'area della manutenzione, di via Tagliamento, un'area comunale, non c'erano particolari problemi, si valorizzava ampiamente quell'area, non c'era bisogno di comprare nessun immobile, perché io ricordo che questo immobile che in via Filzi è stato pagato dalla ATI, dell'Associazione Temporanea di Impresa, che ha vinto l'appalto, circa 800.000 euro, quindi un esborso piuttosto importante. Quindi con i soldi, probabilmente anzi con meno, si poteva fare tranquillamente la nuova sede nell'area di Tagliamento. Ma secondo noi, e lo rilanciamo ora, e magari ne potremo anche discutere nel prossimo Consiglio Comunale, potremmo anche pensare, se c'è un'effettiva esigenza da parte dei vigili urbani di avere una sede più innovativa, più grande, possiamo anche pensare di ristrutturare quella dove sono ora, perché sono convinto che con qualche centinaia di migliaia di euro si può ristrutturare dove sono ora. Se poi veniamo a via, facciamo prima il Baldaccio, il tunnel Baldaccio in effetti è un'opera che secondo me è partita e è proseguita spietamente fino a un certo punto, devo riconoscere anche all'impresa una buona capacità a livello tecnico, poi a un certo punto
quando sembrava che fosse in dirittura d'arrivo, i lavori sono un po' stoppati, rallentati. Anche per un semplice motivo, si va a interessare un collegamento ferroviario che non è uno scherzo, quindi le cose vanno fatte a misura. Ecco. Assolutamente, infatti lì l'attenzione è particolarmente alta, però di fatto doveva essere finito in primavera dell'anno scorso, poi doveva essere finito. Ecco, lì magari è stato fatto un errore di comunicazione a suo tempo, si era detto maggio-giugno del 2023 e francamente quando dopo si danno delle date è opportuno sempre stare attenti perché si sa che gli incerti del mestiere ci sono sempre, gli imprevisti ci sono sempre. Infatti, prima metà del 2023, poi fine 2023, ora ci viene detto che per primavera 2024 e noi questa è un'opera che, ripeto, pensiamo che sia importante, quindi attendiamo la sua soluzione. Per via Fiorentina io vi ricordo che partirono i lavori poco prima della campagna elettorale del 2020. Io mi ricordo, all'epoca era assessore ai lavori pubblici il Gianfrancesco Camurri, vice sindaco, e fece partire i lavori. Io non voglio ora dire che partirono i lavori perché c'erano le elezioni vicine, sarebbe troppo banale. Però c'è un dato di fatto, che quell'opera da costare 2 milioni e mezzo di lavoro, siamo arrivati quasi a triplicare l'importo dei lavori. Noi abbiamo segnalato fin da subito le difficoltà di quel progetto, l'anomalia di quell'intervento, un intervento già inizialmente da 2 milioni e mezzo a cui ha partecipato alla gara una sola ditta. Poi la ditta che ha vinto l'appalto ha proposto una variante. Ecco, noi in quel momento, in Consiglio Comunale, facemmo una proposta. Fermiamoci, stoppiamoci, rifacciamo il progetto e rifacciamo la gara di lavori. Non esiste nella gara, nei lavori pubblici, che un appalto parta da una cifra e che poi venga affidato alla medesima ditta i lavori per tre volte. Quindi non siamo, in questo siamo stati veramente sempre molto puntuali e come sempre consentivi, allora, anche propositivi. Palazzo, in un minuto mi dice perché avete detto di no a questa proposta che ha fatto il gruppo del PD? Ma la proposta fatta dai colleghi del PD è comunque stata analizzata. L'assessore Sacchetti giustamente ha motivato già in aula i motivi per cui non poteva essere fatta. C'erano già state date delle rassicurazioni che in parte sono state anche verificate poc'anzi di alcune date in cui i lavori sono stati svolti e saranno ancora più velocizzati. Quindi tutto ciò che poteva essere un rallentamento, un riniziare, un riformulare è stato valutato e questo, consentitecelo, è una nostra responsabilità che prendiamo a mani aperte, senza nessuna remora, come un allungamento ulteriore a questo aspetto. Perché vedete, si può fare ostruzionismo politico, si può fare proposta politica, poi purtroppo si parla di cose reali, no? Mentre si parlava prima di circoscrizioni, ad oggi noi esprimiamo concetti perché di fatto sulla tavola non c'è niente. Quando invece un'amministrazione prende un impegno deve anche giustamente esprimere un ruolino di marcia e il mantenimento. Ci si dimentica, perché questo non è avvenuto solo a Arezzo, quindi Arezzo non è il male universale, è successo da tutte le parti, che noi abbiamo vissuto gli ultimi 2 anni pieni con una situazione economica molto tesa dovuta al rialzo dei tassi di interesse, al rialzo delle materie prime e alcuni aspetti strutturali che hanno inciso comunque nella cantieristica. Questo, chi nega questo, penso che insomma non ha mai letto un Sole 24 Ore o quant'altro. Dopo certo, se mi dite sono contento che le finivamo ieri, ero più contento, però diciamo che l'aspetto del cantiere Via Fiorentina, che è concordo in parte con quello che diceva anche il collega, perché comunque chi non c'è più non è che può avere tutte le croci, però giustamente anche uno deve avere le responsabilità per quel che ha fatto, sicuramente è stato progettato all'inizio, non nei crismi. Allora ci fermiamo perché lo spazio è terminato, tra poco nella terza parte attiveremo un collegamento esterno con la sede del comitato che si batte contro i cattivi odori della zona di Arezzo Ovest, Le Poggiola, Chiani e San Zeno. Per noi c'è Riccardo Ciccarelli. A tra poco, restate con noi. Terza parte di Caffè Bollente 4.0. Tra poco attiveremo il collegamento con Riccardo Ciccarelli. Riccardo, ci sei? Luigi, sì, ci sono. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Dove sei?
Come avevi, noi ci troviamo, come avevi giustamente anticipato, all'interno della sede del Comitato Aretino Stop Puzzo, con una rappresentanza di coloro che fanno parte di questo gruppo, in rappresentanza per l'appunto delle zone principalmente coinvolte, quindi San Giuliano, poi abbiamo Le Poggiola, San Zeno, ma mi dicevano anche alcune delle persone presenti anche Agazzi. Io partirei, se abbiamo appunto la possibilità di avviare questo collegamento, con l'intervista al presidente Gabriele Clerissi, al quale domando subito, partendo dalla recentissima attualità all'interno di questa storia, che è quella relativa appunto all'indagine olfattometrica e alla selezione, il termine giornalistico che è stato utilizzato anche a livello nazionale, alla ricerca degli annusatori. Intanto partirei da questo punto: l'esclusione, diciamo, dei cittadini residenti e la loro, diciamo, impossibilità di partecipare a questa selezione. Voi avete ribadito che la collaborazione da parte vostra non mancherebbe. Sì, noi saremmo collaborativi, ma a parte poter partecipare o meno, diciamo che questo ci interessa relativamente. Noi ci interessa risolvere il problema, che è ormai più di 2 anni che ci sta affliggendo e che fino ad adesso abbiamo sentito soltanto tante, diciamo, promesse, ma abbiamo sentito di peggio, non stiamo a dire, insomma, anche offese o metterci sul ridicolo, eccetera. E noi vogliamo, speriamo che, di risolvere il problema, e abbiamo paura di quello che verrà nel futuro, perché se adesso se si deve triplicare l'impianto di termovalorizzazione, si deve aumentare la linea di compost, si deve aumentare la fabbrica di materia, si deve aumentare tutto quello che è l'impianto, se non sono in grado di gestirlo adesso con tutto questo discomfort che ci creano, figuriamoci quando sarà triplicato, perché comunque dovranno arrivare camion, dovrà essere, i rifiuti urbani dovranno essere selezionati, si creeranno sovvalli che devono essere riportati via, forse verrà mantenuta questa linea 45 in essere, una linea che ha 30 anni, quindi non è certo una linea aggiornata, sia come tecnologia, come emissioni, come tutto, la vogliono mantenere come muletto, ma noi non siamo, come disse Mourinho, io non sono Pirla, quindi non ci crede nessuno che verrà mantenuta come muletto. E lo scopo è quello di farla funzionare e quindi farci passare un raddoppio e farlo diventare un triplicamento, e noi questo siamo totalmente contrari e molto 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 preoccupati. Ecco, a proposito, Luigi, delle diciamo cattivi odori, no, che vengono così sentiti e appunto percepiti dalla popolazione, soprattutto di queste zone, vorrei ricordare anche, insomma, ai telespettatori magari che non sono del nostro territorio, quali sono, se ci sono delle fasce orarie prevalenti in cui avvertite questi cattivi odori e a cosa vi comporta appunto questa presenza. No, non c'è soluzione di continuità, giorno, notte, sabati, domeniche, periodo estivo, l'unica attività aperta era AISA, e per i 15-20 giorni intorno a Ferragosto era da morire, c'era soltanto un'attività aperta in tutta la provincia o giù di lì, non credo che un bar si possa dire che possa fare questi odori, quindi... cioè, non c'è un orario, c'è perché lavora a ciclo continuo, quindi giorno, notte, sabati, domeniche, festività, quindi dipende, quando c'è, tira certi venti, spirano certi venti, si sente a Ripoggiola, quando spirano venti opposti si sente all'Olmo, Ripa dell'Olmo, il Matto, Pieve al Toppo, quando c'è alta pressione arriva ad Agazzi, quando c'è una pressione insomma, differente, insomma, si ferma più sulla collina di San Zeno, dipende, non c'è una regola. Luigi, sì, se hai una domanda, altrimenti abbiamo anche altri componenti del comitato. No, ecco, intanto vorrei fare una domanda e magari approfitto, sì, anche l'occasione, al termine delle risposte approfitto per mandare l'intervista che abbiamo fatto all'assessore Sacchetti proprio sulla istituzione dell'indagine olfattometrica. Quindi secondo voi l'operazione non serve, è un passaggio, fra virgolette, inutile che il Comune fa?
Riporto la domanda che arriva da studio, relativa sempre all'indagine olfattometrica. Dal vostro punto di vista è un'operazione che non serve, quindi? Io l'ho definita ridicola e mi hanno ripreso, va bene, però l'ha definita ridicola o peggio tutti i telegiornali nazionali, il TG4, il TG5, Studio Aperto, Capezzone, direttore di Libero, Sansonetti, direttore dell'Unità, su Radio 105 ci hanno fatto 2 giorni di battute in continuo, quindi dai, commentare questo studio non vale la pena secondo me. Luigi? Allora, mandiamo in onda l'intervista che abbiamo fatto questa mattina all'assessore Marco Sacchetti. Il titolo è Con il naso all'insù di questo spezzone. Naturalmente non vogliamo evocare Dante Alighieri che andava a vedere le stelle uscendo dall'inferno. Assessore Sacchetti, dunque arriva una nuova figura inedita per il contesto aretino, quello degli annusatori scelti. Sì. È proprio poi il titolo che è passato sulla stampa, no? Cercasi annusatori che ha suscitato poi un po' di interesse, che ha avuto anche un po' il riverbero nazionale. Diciamo che è un'esperienza che non ce ne sono state molte in Italia in tal senso, però ovviamente abbiamo deciso come amministrazione di investire delle risorse per cercare di dare delle risposte oggettive, analitiche, sul problema che viene segnalato da alcuni cittadini in alcune parti del nostro territorio, su questi miasmi, su questi impatti d'origine. Allora, c'è un dato oggettivo, il problema esiste, e non si può far finta che sia un problema di altri, perché in effetti c'è una larga fetta del territorio aretino che subisce delle conseguenze da qualche tempo. Quindi come rimediare? I tempi però possono essere anche abbastanza lunghi rispetto a quello previsto. Sì, allora il problema esiste e nessuno lo può negare, poi quali siano le cause è probabile che siano state individuate, ci possono essere delle concause, quindi non solo una causa. Questo studio che abbiamo commissionato è uno studio che viene condotto secondo un disciplinare, secondo una norma europea, che poi è anche una norma e ovviamente valida sul nostro territorio, che prevede ovviamente una fase di indagine abbastanza ampia dal punto di vista temporale, proprio perché è necessario andare a indagare in condizioni meteorologiche e stagionali diverse, perché l'effetto meteoclimatico abbiamo visto sulla base delle esperienze e delle segnalazioni avute in questi 2 anni hanno una sua rilevanza. Bene, torniamo alla sede del comitato, perché vedo in primo piano un ex arbitro, quindi non so ora se sarà lui di intervenire e quindi non so se ha trovato in fuorigioco chi è che ha proposto questa iniziativa, ecco. Allora Luigi, non era l'arbitro che citavi, che Romano Grotti, che ovviamente salutiamo, ma c'era con noi anche Stefania Gialli, che durante il servizio che appunto abbiamo mandato in onda ha colto, diciamo, un punto sul quale controbattere, che è quello relativo alle cause sulle quali appunto l'assessore Sacchetti era intervenuto. E proprio su questo magari diamo la parola a Stefania. Buonasera. Io volevo dire che in una risposta ho sentito l'intervento dell'assessore Sacchetti nel quale diceva che ancora non sappiamo dopo 2 anni quali sono le ragioni, le cause, la fonte. Verso novembre, perché noi sempre a mandare segnalazioni, ormai sono 2 anni che mandiamo segnalazioni, in una risposta che c'è stata scritta tramite PEC da ARPAT a novembre, ci è stato risposto proprio che questi, io se volete leggo, dunque questi odori rilevati sono riconducibili ad una matrice organica putrefatta, odore di cassonetto, biofiltro o compost. Io ecco, mi appello anche a tutti quelli che guardano la trasmissione, agli aretini. Dunque, io a casa i biofiltri non ce l'ho. E non so quanti di voi, quante aziende, quante fabbriche hanno i biofiltri. Quindi volevo dire, se ARPAT già nelle risposte delle PEC, nelle PEC che ci inviano, dicono che questo tipo di odore, che poi insomma è pesante da sopportare soprattutto di notte, d'inverno, d'estate,
non sanno da dove viene. ARPAT sostiene, ha sempre sostenuto comunque, che viene dal compost l'organico. Non lo so come mai ancora l'assessore Sacchetti, dopo le tante dichiarazioni fatte a luglio, anche da lui, sostiene che non si sa da dove provenga il puzzo. È questo che ci lascia perplessi. Benissimo le indagini, che poi a quest'ora dovevano essere già state fatte, ritardi, va bene, però ancora dire non sappiamo da dove venga il puzzo è come, cioè, ci si sente davvero offesi. Diciamo, insomma, vogliamo capire anche perché questa posizione. Noi sarà proprio tutti disponibili a offrire un servizio anche alla comunità gratuitamente. Ci è sempre stato negato, però ecco, il puzzo, passatemi, Riccardo, il puzzo si sente, e sanno benissimo che si sente. Sì, Luigi. Da dove viene anche ARPAT? Ecco, l'ingegner Clerissi, nei giorni scorsi, quando lo avevamo sentito, disse che loro avevano proposto un'app del CNR. Glielo chiediamo subito come conferma. Sì, noi avevamo proposto un'app, anche perché nei vari incontri che abbiamo avuto con gli organi ispettivi ASL e ARPAT c'era stato anche proposto di utilizzare questa un'app per facilitare la segnalazione, perché non tutte le persone possono avere, perché a ARPAT bisogna segnalare scaricando un modulo, riempire questo modulo, scannerizzarlo, metterci allegare la carta d'identità e mandarlo per PEC. È chiaro che è una cosa che non è fattibile, quindi mandiamo o mail normali chi può o PEC chi ce l'ha. E allora avevamo proposto di fare un'app, come è stata utilizzata per dire a Podere Rota, che c'era un'app con una cooperativa sociale, mi sembra, che hanno fatto da annusatori loro a titolo non so come, e c'è questa app del CNR che tra l'altro viene riproposta anche in una lettera sempre del 21 novembre della ASL, che dice: contestualmente alle rivelazioni eseguite da soggetti neutri, lo studio si avvarrà anche di un'apposita app che verrà messa quanto prima a disposizione, sono 2 anni che è disponibile, però non ci viene data, dai cittadini, e che oltre a raccogliere in modo sistematico le segnalazioni li metterà in correlazione con i dati di una stazione climatica appositamente installata in zona. Speriamo che venga installata al più presto questa stazione climatica e che ci venga data questa app se vogliamo segnalare, ma insomma, poi saranno segnalazioni che non valgono, varranno solo quelle degli annusatori, ma il puzzo c'è, cioè, non si può menare il campo per l'aia e andare a cercare, a arrampicarsi sugli specchi, quante ne devo dire. Grazie, grazie. Luigi, non so se il tempo a nostra disposizione adesso ci dobbiamo fermare. Terminato. Ci dobbiamo fermare, okay. Riccardo, però tra poco torneremo da voi, anche perché l'affermazione dell'ingegnere è importante. Noi ci fermiamo un attimo, restate con noi a tra poco per l'ultima parte di Caffè Bollente 4.0. Ultima parte di Caffè Bollente, può restare ancora il titolo con il naso all'insù, perché vorrei chiedere una veloce impressione ai nostri ospiti qui in studio, Caneschi e Palazzo. Voi davanti a questo tema, che nessuno ormai può sottacere davanti all'evidenza, parto con un aspetto: il puzzo non è né di destra, né di sinistra, né di centro, il puzzo è puzzo. È d'accordo? Assolutamente. Purtroppo, come ricordava anche Stefania del Comitato, c'è stata senz'altro una sottovalutazione da parte dell'amministrazione comunale, perché la presenza di questo puzzo, come ci ricordano i cittadini, ormai risale a due anni fa. E mi metto nei panni, non abito in quelle zone, ma mi metto nei panni di quei cittadini che sono costretti la sera a tenere le finestre chiuse, la mattina a tenere le finestre chiuse, sia di estate che d'inverno, e insomma, quindi non è una situazione ideale. La soluzione trovata dall'amministrazione comunale mi sa un po' di presa di giro, perché questa ricerca dei nasi, perché così è anche stata chiamata dalla cronaca nazionale, tra l'altro cronaca nazionale che ha dato un risalto, devo dire, negativo, perché le valutazioni sono state fatte, a parte qualche trasmissione ironica, ma hanno dato tutte delle valutazioni negative, ha fatto sì che il nome della nostra città, dopo che
era stata, diciamo, ricordata anche per eventi positivi come può essere la città del Natale, ha avuto senz'altro un ritorno a livello di immagine molto molto negativa, e secondo me è tempo e risorse sprecate, perché l'origine, non dico totale ma maggioritaria, di questi cattivi odori è chiara. Allora, lei è stato esplicito, Palazzo. Beh, io penso che l'assessore lo conosco per una persona molto precisa anche nell'uso dei termini, lo si può essere sempre di più precisi, per l'amor di Dio, però un'indagine era stata promessa e un'indagine verrà realizzata, anche a maggior appannaggio di altre realtà della città, non solo quelle località che i nostri cittadini stavano descrivendo. La questione è sicuramente una questione molto molto importante, perché non si innesca solo nella questione del disagio. Troppo facile parlare solo del disagio. Noi viviamo in un complesso ordinamento dove la politica anche di gestione dei rifiuti non ne è da meno, non ne esce se non rispettando alcune regole. Ricordo ai qui presenti che l'impianto di San Zeno, che sembra a un certo punto qualcosa di nefasto, viene comunque analizzato, controllato, valutato, viene monitorato. Capisco il disagio e dobbiamo necessariamente andare a fondo, perché i cittadini vanno ascoltati. Caisa è un'azienda pubblica. Quando noi consiglieri, insomma, parliamo di una delle nostre aziende, un po' come una mamma che parla dei propri figli, quindi non è che dobbiamo necessariamente fare solo un'azione di conoscenza e tutela, dobbiamo ascoltare anche i cittadini, ma soprattutto dobbiamo affidarci a delle nozioni inequivocabili, perché io non posso considerare ad esempio che in alcune zone vanno un modo, in altre, io ho ricevuto testimonianze come questi degli amici, che qualcuno lo saluto, lo conosco anche personalmente, e le ho ascoltate e le ascolterò sempre. Ho sentito anche altri che mi dicevano altre cose, quindi noi dobbiamo essere super partes da un punto di vista dell'analisi del problema e cercare un metodo che poi tra l'altro viene descritto come un vademecum europeo. Cioè, tutto sto riderci sopra, a me mi fa anche piacere, perché qualcuno anche in televisione, guardi Palazzo, le posso però dire una cosa, effettivamente dico sarà un metodo, ma intanto è stata qualcosa. L'unica cosa a disparziale discapito anche di chi poi dopo ha voluto descrivere la cosa in maniera sintetica, sicuramente c'è stato anche qui un errore di comunicazione, forse c'è stata troppa fretta nell'ufficializzare questa cosa, che è una cosa seria, giustamente, perché è un istituto specializzato, in Italia se ne fanno poche di questi rilievi, però messa in, come è stata messa, è chiaro che finiva alla berlina a livello nazionale. Volevo sottolineare che alla fine dello studio, che comunque verrà portato avanti per quello perché, che compete, il nasometro, in maniera scientifica, io c'ho un raffreddore e non posso partecipare. Però dico, io a questo maggior appannaggio dei cittadini, alla fine quei numeri che vengono sono numeri che possono essere utilizzati per fare qualsiasi tipo di attività. Quindi se viene fuori che Pippo, Pluto, Paperino fanno qualcosa che non va e viene rilevato, Pippo, Pluto e Paperino il giorno dopo possono essere immediatamente, diciamo, chiamati e convocati per capire qual è l'andamento. Chiudo che l'amministrazione si è fatta carico di cosa proprio per ascoltare i cittadini, ma allo stesso tempo non possiamo interrompere un servizio che è il nostro, ubicato nel nostro territorio, che una volta era considerato quasi un per di più, c'era un odore di svendita, veniva valutato 6 milioni, oggi inizia ad arrivare a 60. Attenzione a fare di tutta un'erba un fascio, di un evento che se venisse caratterizzato andrà affrontato, ma non può non tenere conto di tutta una realtà che ci gira intorno. E purtroppo noi ad Arezzo scontiamo con la nostra efficienza inefficienze di altri territori. Qui mi piacerebbe non limitare solo a San Zeno e le località confinanti questo argomento. Questo andrebbe esplorato anche a livello interprovinciale, se non addirittura regionale. Beh, ricordiamo anche che di recente proprio l'impianto di San Zeno ha svolto una grande funzione aiutando gli amici fiorentini e pretesi per lo smaltimento dei rifiuti dovuti all'alluvione. Mattia, parteciperai al bando? Dei sommelier della puzza. Sì. No, qui c'è una questione, secondo me, alla base, cioè che sono 2 anni che questa puzza si sente. Mi sembra già da quest'estate che l'assessore Sacchetti aveva detto, sbilanciandosi in intervista con lei, l'ha detto anche in intervista, no? Sì, anche qui, detto, sì. Sappiamo che insomma la frazione organica giusto, questo va detto, perché ora mi ho ascoltato un po' l'intervento, cioè mi dicono io ho il vizio di alzare il telefono e chiamare quando non so una cosa, e quindi ho chiamato la governance di AISA con i quali
abbiamo un ottimo rapporto, penso anche il collega può benissimo chiamare e conoscere queste persone, sì. E delle volte sono state rilevate anche a impianto chiuso, se è vero o giusto lo andremo a analizzare con questa. Io chiedo solamente che se a Milano ci fanno delle battute sopra perché quello che annusa, benissimo, ricordo anche che però se ci devono prendere in giro ogni tanto ricordiamoci un po' per voler bene al nome della nostra città e provincia, che ad esempio ci sono anche dei parametri come quello di Simbola che ci mette al quarto posto in Italia come provincia che crea, e quindi il comune ne ha una grossa quota parte, e crea ricchezza attraverso la cultura, che non è solo il bigliettino per andare, sì, al museo. Io non metto in dubbio la bontà dello studio, al di là delle battute che si possono fare. Il problema è che, se non sbaglio, nel bando c'è scritto che le analisi, quindi chi dovrà effettuare queste rilevazioni, lo dovrà fare da un periodo che va da metà febbraio a metà agosto. Quindi sarebbe la terza estate per le persone che stanno lì, cioè l'estate ovviamente è quando i problemi sono maggiori, che dovranno convivere necessariamente con questa cosa prima di prendere qualsiasi contromisura. Questo è il allora, problema principale. Se ci fosse però un'emergenza anche per i cittadini, abbiamo dato anche dimostrazione come amministrazione, indirettamente, perché ovviamente AISA è un SPA e quindi agisce al suo board, ai suoi tecnici, che quando c'è un problema di qualsiasi natura, sia tecnico che non solo, all'impianto, l'impianto comunque è stato in grado anche di fermarsi. Esatto, AISA di recente ha avuto anche delle certificazioni importanti. Scusa Alessandro, vorrei tornare in chiusura perché abbiamo 5 minuti, 3 minuti li vorrei dare a Riccardo per salutare e ringraziare tutti coloro che hanno raccolto il nostro invito. Riccardo, a te in chiusura. Sì Luigi, noi chiuderemo con un appello sempre raccolto qui dalla sede del comitato che lascerei a Maria Teresa, no? Un appello anche da un punto di vista politico. Ma sì, ecco, volevo dire, non è che non servano degli impianti di smaltimento rifiuti, noi l'abbiamo avuto dal 99, il problema è che negli ultimi anni, ultimi 2 anni, ci sono stati veramente, è insostenibile il fatto che qui arrivino rifiuti anche da più parti. Praticamente il piano di gestione rifiuti dice che noi ci dovremo far carico di praticamente dell'Ato Vasta, Siena, Grosseto ed Arezzo. Il problema diventa grosso perché, volevo dire, trattare quantità così elevate di rifiuti, è logico che se prima si sentiva qualche odore o puzzo, adesso se ne sente molto di più, per cui sarebbe importante che la Regione cambiasse un po' tendenza rispetto al piano di rifiuti approvato, che in pratica dicesse una volta per tutte che ogni comunità, ogni provincia si tratti i suoi rifiuti. Questo sarebbe il messaggio più importante, non perché noi abbiamo un impianto di smaltimento rifiuti ci dobbiamo far carico anche di Firenze, magari quando sarà in emergenza ci siamo fatti carico. Grazie. Di Prato. Ecco, io credo che questo sia veramente importante, che la Regione cambi tendenza rispetto all'approvazione di questo piano dei rifiuti che è stato approvato purtroppo, però insomma si può sempre cambiare, no? Io ringrazio. Ringraziamo anche Maria Teresa, è un appello quindi anche all'assessore regionale Monia Mogni con la delega all'ambiente. Luigi, se il nostro tempo è terminato, a disposizione è vorrei ringraziare gli amici del comitato che hanno raccolto il nostro appello, che hanno civilmente esposto il loro disagio. Ricordiamo che le zone interessate sono interessate anche da un altro problema, quello delle bretelle, quindi si sono moltiplicati delle problematiche che mette proprio tutta la zona di Arezzo Ovest in una situazione di grande difficoltà. Grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione, ringrazio anche il collega Riccardo Ciccarelli e Daniele Cionnini che hanno curato questo collegamento, sarà il primo di altre sorprese che faremo nel corso della nostra trasmissione. Tornando in studio, siamo alle battute finali e mi immaginavo questo tema facesse saltare quello che avevamo in scaletta, ma ne parleremo un'altra volta. È una questione da risolvere questa, però cercando i giusti equilibri, forse l'appello che ha fatto la signora è più importante.
Sì, assolutamente, ma diciamo, qui entra in ballo il futuro dell'impianto di San Zeno, che cosa deve diventare, quali rifiuti e quanti rifiuti dovrà ospitare. Non ce ne sono tanti in Toscana di impianti. Considerando che è stato chiuso Podere Rota. Considerando che è stato chiuso Podere Rota, considerando che Firenze ha una storica penuria. Firenze e non sogna in questo momento. E un'avversione anche alla costruzione di impianti di smaltimento nei propri territori del lato centro. Quindi... Allora, la parola finale ai due politici, cosa possiamo dire, Caneschi, ai nostri amici di Arezzo Ovest? Innanzitutto una precisazione. Faccio una sintesi, Arezzo Ovest. Una precisazione, i cattivi odori, da quello che si pensi, insomma, si percepisce, arrivano dal trattamento dell'organico, va bene? E è paradossale che venga chiesto ai cittadini di aumentare la raccolta differenziata, di fare un trattamento di un organico di selezione, in modo tale che poi nella parte dell'incenerimento ci sia meno rifiuti, e poi che non si riesca a risolvere un problema di questo tipo da 2 anni. Io non penso che Arezzo sia l'unico caso in cui c'è un trattamento dell'organico. Penso che la soluzione, al netto di queste indagini, che secondo me, ripeto, è tempo perso, perché saremo alla terza estate che i cittadini di quelle zone dovranno subire di questi disagi, quindi se si chiede ai cittadini di fare una raccolta differenziata e un organico di qualità, dobbiamo garantire che questo trattamento avvenga in condizioni ottimali. Poi, se vogliamo parlare del discorso dell'inceneritore, di quello del ruolo che dovrà svolgere, del termovalorizzatore, ci vuole probabilmente un'altra puntata, però voglio ricordare che a un'interrogazione precisa del nostro gruppo consigliare in consiglio comunale chiaramente detto che nell'impianto di San Zeno sarebbero stati trattati solo i rifiuti della provincia di Arezzo. Questo Palazzo, non mi sembra che sia così. Un minuto per chiudere, questo perché no, se no andiamo oltre. Sì, sì, questo non può essere così per un aspetto che dovrebbe essere così, ma non può essere così per un aspetto di natura di urgenza, come abbiamo visto e come è stato poc'anzi anche ricordato dal direttore. La tematica dei rifiuti, a mia personale conoscenza, cara anche quando ero in consiglio provinciale nel mandato 2009-2014, vedeva il piano interprovinciale dei rifiuti composto dalle province di Arezzo, Siena, Grosseto e 9 comuni della Val di Cornia, che è la parte livornese più confinante con Grosseto. Noi lì facemmo già una battaglia, ovviamente vana, eravamo all'opposizione, dove dicevamo: attuate finalmente il tanto chiacchierato federalismo ambientale, una provincia, un termovalorizzatore, una provincia, un termovalorizzatore, perché la visione bieca che c'è stata fino adesso su queste cose è che il termovalorizzatore è quella colonna che brucia e che fa inquinamento. Se invece noi lo innestiamo, come stiamo cercando di fare e stiamo portando avanti a San Zeno, in un'ottica differente, la possibilità di produrre biometano, di fare recupero totale o quasi totale di quello che può passare da questo impianto, andare ad abbassare la Tari, che in questa situazione economica vede sempre più un alto livello di insolvenza, ecco, allora riusciremo a districare. Però, passatemi, la faccio io la battuta, visto che le ho sentite gli altri, il pesce puzza dal capo, perché la parte legislativa non è nei comuni e nelle province, è nelle regioni. Quindi la regione deve fare questo salto d'orgoglio e dire: ogni provincia deve dotarsi di un termo, se no si può sempre dare la colpa a Napoli, sì, la terra dei fuochi, a Roma che lei ce l'ha, e quando con noi non ce l'abbiamo, cioè Firenze perché non è in grado di farselo, con l'osservazione Pisa, che ha fatto la nostra amica, devono avere presente ognuno il suo. Bene, il tempo a disposizione è finito, io ringrazio Mattia Cialini per essere stato qui con noi in questa puntata di esordio di Caffè Bollente 4.0. Buonasera. Alessandro Caneschi, consigliere comunale del Partito Democratico. Grazie. Simon Pietro Palazzo, gli avrei voluto fare una domanda in chiusa, gliela faccio adesso, mi risponderà quando tornerà. Quando Silvia Chiassai dice che la sua estromissione è stata una congiura di Palazzo, la vuole con lei? No, perché no, penso no, che... No, non mi risponde, mi risponde la prossima volta. Anzi, la salutiamo. Ciao, ci vediamo tra 7 giorni. Buonasera.